Bentrovati a questo primo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo di cronaca. C'è una contesa amorosa al centro dell'accoltellamento avvenuto ieri sera a Corropoli. Un 33enne romeno è stato arrestato, ha sferrato infatti 7 coltellate all'ex fidanzato della convivente, un uomo di 44 anni. La donna, madre di 4 figli, è stata colpita al volto da un pugno. La vittima dell'aggressione con l'arma bianca invece è gravissima ed è ricoverata al Mazzini di Teramo. Sentiamo il servizio. 7 coltellate tra addome e zona del cuore e collo. Ha sfogato così la sua rabbia e la sua gelosia nella maniera più violenta. Adrian Jacob, 33 anni, romeno, convivente della donna al centro di questa presunta contesa amorosa, una 39enne madre di 4 figli, con la quale la vittima dell'aggressione, 44 anni, di nazionalità romena, aveva avuto una relazione sentimentale in passato. L'uomo ora si trova ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, seppur stazionarie, vengono definite gravissime dai medici. Jacob, invece, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'accoltellamento ieri sera ha chiesto di poter vedere la ex fidanzata. La donna è uscita di casa per incontrarlo, ma Jacob, insospettito, ha deciso di seguirla. Il 33enne, una volta accertatosi dell'incontro tra i due ex fidanzati, ha fatto esplodere la sua rabbia, sferrando dapprima un pugno alla donna e facendole cadere alcuni denti, poi estraendo un coltello che ha vibrato contro il 44enne che ha avuto la peggio. La vicenda si è verificata attorno alle 20 in una zona non distante dal depuratore di Corropoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando Provinciale di Teramo e della stazione di Corropoli, oltre al 118 che ha soccorso l'accoltellato e la donna, nel frattempo ricoverata a Giulianova. Jacob per alcune ore ha cercato protezione a casa di un connazionale, entrando ancora con il coltello in mano sporco di sangue. L'uomo però lo ha invitato ad andarsene gettando l'arma bianca dalla finestra. Nel frattempo i carabinieri, che si erano messi sulle tracce del fuggiasco, lo hanno arrestato un paio d'ore più tardi mentre cercava di scavalcare una recinzione. Aveva gli abiti sporchi di sangue, ma ha continuato a negare ogni addebito. Proseguiamo con la pagina di cronaca. Nella tarda mattinata di oggi, i RIS di Roma sono arrivati nella villetta numero 4 di Via Vecchia per Montodorisio per una prima ispezione del luogo del delitto di Antonio Lizzi, 69 anni, ucciso la sera di domenica 4 febbraio. Accompagnati dai carabinieri di Cupello e della compagnia di Vasto, la scientifica ha effettuato un primo sopralluogo nel cortile, nelle pertinenze dell'abitazione, prima di effettuare i rilievi all'interno della casa in cui è stato trovato il cadavere legato. I RIS sono andati ad esaminare il furgone dell'uomo posto sotto sequestro e custodito all'interno della caserma di Vasto. Nel pomeriggio, invece, ci sarà la parte più consistente delle indagini, coordinate dal capo procuratore della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio, cioè gli esami scientifici all'interno dell'abitazione dell'anziano, assieme ai risultati delle analisi sul DNA rinvenuto durante l'autopsia condotta a Chieti dall'anatomopatologo Pietro Falco, potrebbero fornire elementi preziosi per dare un nome all'assassino dell'ex lavoratore della SIV. Ed ora proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Ancora un rinvio per difetto di notifica dopo quello dell'ottobre scorso, questa mattina in tribunale a Pescara, nell'ambito del maxi processo con giudizio immediato scaturito dall'operazione Isola Felice, condotta da carabinieri e direzione distrettuale antimafia nel settembre del 2016, in merito alla penetrazione criminale dell''ndrangheta in Abruzzo e in particolare nell'area del Vastese. Sono 108 gli imputati coinvolti nel processo. Nel 2016 furono eseguite 25 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso e sequestrati oltre 300 kg di droga assieme a fucili, mitragliatori, pistole e munizioni. Presenti questa mattina in aula Eugenio Ferrazzo, ritenuto dagli inquirenti il vertice dell'organizzazione criminale, e Alessio Di Girolamo, che secondo l'accusa avrebbe fatto parte dell'organizzazione dedita al traffico di droga e sarebbe stato uno dei gestori della piazza di spaccio di Pescara. Le indagini consentirono ai carabinieri di scoprire un fiorente traffico di cocaina tra Italia e Sud America e di individuare anche una raffineria di materiale stupefacente realizzata in un'abitazione di San Salvo, dove fu scoperto anche un deposito di armi. Il tribunale collegiale presieduto da Rossana Villani ha aggiornato l'udienza al prossimo 2 luglio.
Adesso invece apriamo la pagina politica, chiaramente parliamo delle elezioni del prossimo 4 marzo. In questa campagna elettorale per il rinnovo di Camera e Senato in Abruzzo si guarda anche alla possibilità che si torni a votare a settembre per le regionali, un'ipotesi più che concreta vista la candidatura al Senato dell'attuale governatore Luciano D'Alfonso. Intanto tra centrodestra e centrosinistra la polemica è sul cosiddetto voto utile. Vediamo. E caccia al voto degli indecisi e della consistente quota di elettorato che si prevede non vada alle urne il prossimo 4 marzo. Anche in Abruzzo i candidati di tutti i colori politici sono impegnati nella mobilitazione del proprio elettorato. Nel centro-sinistra e nel PD che governa la regione, l'obiettivo è raccontare ciò che è stato fatto in questi anni. Il numero 2 della giunta, Giovanni Lolli, non nasconde il momento difficile che sta attraversando il Partito Democratico. Che vedere tutta questa gente in un momento obiettivamente difficile. Perché i cittadini italiani e anche abruzzesi problemi ce li hanno e naturalmente noi che abbiamo tante responsabilità portiamo sulle spalle anche spesso le critiche sacrosante che i cittadini fanno, ma noi siamo persone serie, siamo in grado di dire quello che abbiamo fatto e quello che ancora resta da fare, che è tanto, però anche quello che abbiamo fatto è molto. E su un'eventuale candidatura a presidente della regione, se Luciano D'Alfonso dovesse dimettersi per un seggio in Senato, ancor di più per diventare ministro, e dunque si tornasse a votare a settembre, grissa così. No, intanto facciamo questa campagna elettorale, facciamo prendere tanti voti, questo almeno è il mio obiettivo, al PD e al centro-sinistra, poi si vedranno le altre cose. Sempre nella coalizione di centro-sinistra, la lista Più Europa con Emma Bonino, dopo l'apparentamento con il movimento centrista di Bruno Tabacci, che ha consentito di evitare la raccolta delle firme, si presenta all'elettorato abruzzese con, tra gli altri, Nico Di Florio, capolista alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale Chieti Pescara, Carlo Troilo, capolista al Senato nella circoscrizione Abruzzo, e Maurizio Di Nicola, consigliere regionale di maggioranza e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale dell'Aquila. Più Europa, dicono, si propone di difendere il progetto europeo e, difendendo l'Europa, anche il futuro delle prossime generazioni. Più Europa vuol dire ugualmente più diritti, più crescita economica, più attenzione agli ultimi. Non esiste un futuro fuori dal contesto europeo. Questo bisogna dirlo chiaramente. Oggi il populismo si va declinando come una pericolosa semplificazione. Le persone vogliono delle soluzioni immediate e seguono questi partiti che in realtà non hanno alcuna ricetta se non quella di fomentare l'odio, perché l'odio è diventato il carburante della loro macchina elettorale. Noi di Più Europa vogliamo contrastare questa deriva culturale e ci stiamo impegnando per questo. Nel centrodestra si mette sul piatto della bilancia il cosiddetto voto utile. A farlo è Gianfranco Rotondi, che stuzzica il Partito Democratico sulla questione, cara a tutti i partiti, a caccia della fatidica soglia del 40% che dovrebbe dare accesso al governo in maniera autonoma. Anche da Forza Italia, inoltre, arriva l'appello alla mobilitazione dell'elettorato su un programma condiviso con Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. Al centro c'è la riduzione della tassazione, leggi flat tax al 23%, e il contrasto all'immigrazione. È una coalizione che sicuramente in questi giorni di campagna elettorale potrà recuperare il voto degli indecisi, il voto di chi si è astenuto. La crisi ha colpito un po' tutte le regioni d'Italia, il nostro paese, ma noi siamo qui per rappresentare ancora una volta in Parlamento il nostro Abruzzo. Adesso andiamo nella Marsica. All'interno della cartiera Burgo di Avezzano si stanno completando i lavori sulle macchine che consentiranno la ripartenza dello stabilimento e il ritorno al lavoro di circa 130 operai. Per il momento è previsto un solo prodotto in attesa di un piano industriale che preveda una crescita dello stabilimento dopo anni di declino e di vertenze. Sentiamo il servizio di Infomedia News. Passerà un altro mese e mezzo con ogni probabilità e poi qualcosa si muoverà effettivamente in avanti, premendo forte il pedale dell'acceleratore della rinascita vera e propria per i 140 lavoratori circa, per il nucleo industriale e per la città di Avezzano. È trascorso oramai di fatti più di un anno dall'annuncio col megafono che venne fatto vicepresidente Lolli della regione Abruzzo presente compreso circa il nuovo progetto di rilancio sulle sorti della cartiera
Burgo. La firma avvenne precisamente il 24 gennaio del 2017 nelle stanze comunali, una firma nella realtà dei fatti costata 20 milioni di euro di investimenti. Un protocollo d'intesa firmato e controfirmato dagli attori principali scesi in campo e basato sulla neoproduzione da carta grafica patinata a carta per imballaggio derivata da fibra ottica. Verosimilmente un mese e mezzo massimo dovremmo avviare con la produzione. Ai lavoratori siamo stati con i contratti di solidarietà fino al 31-12 dell'anno scorso. Poi sono stati cessati i contratti di solidarietà e adesso siamo tutti impiegati nell'attività di taglio che ci portiamo indietro da tempo, no? Quelle che tagliamo la carta di altri stabilimenti. Andiamo all'Aquila adesso. Costi dei tributi locali che diminuiscono per le attività commerciali, per i semplici cittadini non aumentano ma diminuiscono, anche se in maniera impercettibile. Il Comune illustra il piano virtuoso. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Per la Tari un taglio dell'aliquota del 9,33% per le attività produttive, per le utenze domestiche non aumenta, anzi diminuisce, anche se in modo impercettibile. Per la Tasi una riduzione del 20%, sempre per le attività produttive, per il 2018. Per quest'anno è così, il prossimo si cercherà di andare incontro alle esigenze delle famiglie aquilane. Sono i numeri sui tributi locali, dati dall'assessore al bilancio Annalisa Di Stefano e dal sindaco Pierluigi Biondi. La tassazione è ancora alta, evidente, ma ci sono tanti fattori da considerare in una città come l'Aquila. Il Comune mette a punto però alcuni provvedimenti virtuosi, il recupero dell'evasione fiscale ad esempio, 1,5 milioni di euro di omessi o parziali versamenti nella fine del 2017, l'ampliamento dei soggetti che a seguito di agibilità della casa tornano a pagare spontaneamente i tributi, la razionalizzazione della spesa e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Per quanto riguarda la Tasi delle attività produttive, abbiamo disposto una diminuzione del 20% facendo seguito alle richieste che ci venivano dal mondo delle associazioni di categoria, in particolar modo quelle localizzate nelle aree dei nuclei industriali, che a seguito della cosiddetta doppia tassazione sentivano il peso di costi che sono importanti per loro. È un primo segnale, il Comune sta cercando, l'obiettivo ambizioso è quello di riorganizzare tutto il sistema dei dati che abbiamo a disposizione. L'assessore al bilancio ha illustrato anche le delibere approvate propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione. La IUCCA, ad esempio, è l'imposta unica comunale che si compone di un'imposta municipale propria dovuta ai possessori di immobili escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate a 1, cioè abitazioni di tipo signorile in ville, castelli e palazzi di pregio, ed una componente connessa ai servizi che si articola nel tributo Tasi a carico del possessore utilizzatore degli immobili e Tari, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Per le pertinenze, dopo la circolare di novembre, si applica la quota variabile una sola volta, facendo riferimento alla superficie dell'abitazione, poi quella della pertinenza, considerata utenza domestica. La quantificazione della quota variabile della tassa, non risentendo del peso legato alla numerosità del nucleo familiare, ha permesso ai contribuenti di avere un piccolissimo risparmio. Per quanto riguarda la situazione dell'SM, il sindaco risponde così. Stiamo facendo anche lì delle politiche di riduzione della spesa, soprattutto in ordine ai costi di smaltimento, grazie ad un accordo che abbiamo fatto con Cogesa, che è la società che accoglie i nostri rifiuti. Nell'ambito della riorganizzazione delle partecipate abbiamo anche stabilito che tutti gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro verranno delegati alla centrale unica di committenza del Comune dell'Aquila per ottenere ulteriori risparmi. Torniamo a Pescara adesso. Polemiche per l'assegnazione degli spazi al primo piano del mercato di Piazza Muzzi. Siamo in pieno centro città. I commercianti polemizzano con l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi, che ribatte in questa intervista di Paolo Renzetti. Assessore, c'è questa polemica delle ultime ore con gli assegnatari di alcuni posti all'interno del mercato di Viale Muzzi. Vogliamo un attimo chiarire questa graduatoria che era stata fatta nel 2010? Ma innanzitutto diciamo per chiarezza che noi siamo impegnati nella riqualificazione dell'anima del mercato, cioè un mercato che abbina le attività classiche e attività di somministrazione che abbiamo lanciato nel piano inferiore con la Galleria Food. Detto questo, nel 2010 per il piano superiore è stato fatto un bando e quindi a seguito una graduatoria su una progettualità che oggi risulta incongruente rispetto all'area di sviluppo, perché immagina delle attività artigianali che
poco coincidono con quello che oggi è diventato Piazza Muzzi e il mercato centrale di Piazza Muzzi. Questo vuol dire che noi non sfrattiamo nessuno perché non ci sono degli assegnatari contrattualizzati, ma esiste una graduatoria del 2010 a cui la passata amministrazione non ha dato seguito. Noi oggi vogliamo immaginare lo sviluppo centrale di quel mercato, uno sviluppo sostenibile compreso nell'area riqualificata in maniera molto ampia, uno sviluppo che vada nell'ottica di quello che accade nei mercati europei. Basti pensare a Barcellona o in Italia al mercato di Firenze, che è diventata, oltre che ad un'esperienza emozionale, anche una vera e propria attrattiva turistica. Vogliamo lanciare questo mercato e non vogliamo mettere gli operatori in condizione di non poter lavorare, perché le attività previste ormai 8 anni fa non sono coincidenti con quello che è lo sviluppo commerciale della città. Su questo daremo un indirizzo chiaro, preciso, e immagineremo che quel mercato dovrà continuare a correre per lo sviluppo della città, ma anche per la soddisfazione degli operatori. Tutto questo lo faremo in maniera chiara e trasparente e sceglieremo in base alla migliore soluzione di sviluppo commerciale. Adesso, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio di Serie B, oggi seduta pomeridiana per il Pescara, che così inizia la settimana di lavoro che porterà alla trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella per la partita prevista sabato pomeriggio. Contro i Liguri sono a disposizione 1729 biglietti per il settore ospiti che i tifosi e biancazzurri possono acquistare senza tessera del tifoso da oggi e fino alle 19 di venerdì prossimo. Intanto la vittoria sulla Salernitana ha ridato fiducia all'ambiente. La gara ha anche segnato l'esordio in biancazzurro per il neo attaccante Cristian Bunino, che ha anche sfiorato il gol e che andiamo ad ascoltare. Ho tirato a botte sicura sul secondo palo, convinto di far gol, poi il portiere me l'ha parata, è stato un errore mio e anche bravo lui, però dai, speriamo di farci subito sabato. Avresti potuto bagnare l'esordio in maglia biancazzurra con un gol, però il tuo approccio alla gara è stato sicuramente positivo. No, sono contento per la prestazione, però diciamo che mi è rimasto un grosso rammarico per il gol, però dai, sono contento perché è una vittoria importante che non arrivava già da 2 partite e quindi sono davvero contento per la squadra. Cristian Bunino è un attaccante un po' diverso per caratteristiche da pettinari, tu sei più propenso a cercare la profondità e si è visto proprio in occasione della tua azione che ti ha visto concludere davanti a Radunovic. Sì, diciamo che le mie caratteristiche sono più quelle magari di cercare lo spazio in profondità, sono sempre stato propenso magari a quel tipo di gioco, quindi magari col calcio di Zeman riesco ad ambientarmi anche meglio. Cosa ti aspetti da questa seconda parte di stagione in maglia biancazzurra con il Pescara? A livello personale, ovviamente. A livello personale, beh, spero di fare più gol possibile, diciamo che alla fine io sono attaccante, quindi contano i gol, quindi spero di fare più gol possibile e togliermi soddisfazioni personali. Mentre di squadra sono convinto che speriamo di arrivare il più in alto possibile perché abbiamo le qualità per farlo. Puntate ai playoff, ovviamente. Beh, sicuramente tutti vogliono fare i playoff, quindi sì, però abbiamo le qualità per farlo. Poi penso che abbiamo ancora molto da esprimere delle qualità che abbiamo, perché ci sono molti giovani, comunque bravi di qualità, e sono convinto che potremo fare davvero bene, anche perché mancano ancora 16-17 giornate di campionato, quindi sono tante partite. Proseguiamo con lo sport, adesso andiamo in Serie C per parlare del Teramo. La rimonta subita a Fermo ha lasciato il segno in casa biancorossa. Annullato il giorno di riposo, la squadra è tornata subito ieri mattina al lavoro, subendo anche una strigliata dai tifosi. Sabato nuova trasferta delicatissima a Salò. Tra poco toccherà al DS Sandro Federico spiegare i motivi di questa crisi, mentre nel dopogara di Fermo hanno parlato il portiere Bifulco all'esordio con il Teramo e l'attaccante Bacio Terracino, la cui doppietta aveva illuso il diavolo. Sentiamo il servizio. Beh, sicuramente è un periodo delicato che si respira all'interno dello spogliatoio, però l'unica medicina è il lavoro, è cercare di isolarsi il più possibile da tutto e tutti. E riacquisire il prima possibile fiducia nei nostri mezzi e nei nostri compagni.
il calcio è uno sport troppo mentale che purtroppo gli spettri del passato tornano alla memoria, credo, dei miei compagni. E oggi è stata una partita sulla stessa falsariga, perché abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo, che se facevamo il terzo gol credo non avevamo rubato proprio nulla, anzi abbiamo avuto più opportunità di fare il terzo gol. E poi il secondo tempo prendere gol pronti partenza e via è stata sicuramente difficile. Sì, è successo di nuovo che il primo tempo si è visto una squadra differente dal secondo. Io non riesco a trovare un motivo, nessuno di noi riesce a capire il perché di questa differenza tra il primo e il secondo tempo. Ci tocca solo lavorare, soprattutto mentalmente, e riuscire ad andare avanti. Sì, certo che diventa sempre più difficile, ma non ci tocca che lavorare ancora e cercare di trovare la soluzione in questo momento. Ripeto, faccio fatica a capire quale sia io che tutti quanti noi. Adesso scendiamo in Serie D. Nell'unico derby di giornata si conferma il momento no della Vastese, che può consolarsi solo perché mantiene il terzo posto. All'Aragona passa con merito il San Nicolò in una partita che si è messa in discesa dopo pochi minuti. La squadra di Montani cala un tris, poi è tardiva la reazione dei padroni di casa. Sentiamo il servizio. Ora è vera crisi per la Vastese, che crolla di nuovo, questa volta a domicilio al cospetto del San Nicolò, che ha meritato il successo trovando il vantaggio in apertura e chiudendo la gara nella prima parte della ripresa. Per i biancorossi in 10 in pratica per tutta la durata del match, prova a dir poco in colore al cospetto di un avversario ordinato e bravo ad approfittare degli errori di Amelio e compagni. Per la squadra del tecnico Gianluca Colavito si è così materializzata la quinta sconfitta nelle ultime 6 gare, con una squadra riconoscibile in campo rispetto a quella ammirata nel girone d'andata e con una difesa diventata fin troppo perforabile. Per i biancazzurri ospiti del tecnico Fabio Montani sono 3 punti d'oro nella corsa salvezza. Fra gli aragonesi si rivedono in campo dopo la squalifica De Feo Leonetti, c'è anche dopo l'infortunio Cherillo, che si accomoda in panchina. Assente dopo lo stop del giudice sportivo Maroninli, al suo posto gioca Iarocci, ma la sua sarà una partita sfortunata. Fra i biancazzurri ospiti torna Moretti in attacco. Al centro della difesa l'ex biancorosso Bagaglini, freddo pungente all'Aragona con direzione di gara affidata a Munerati di Rovigo di fronte ad 800 spettatori. Prima dell'inizio del match, ricordato un tifoso della Vastese sotto la curva d'Avalos con la consegna di un mazzo di fiori da parte del capitano della squadra di casa, Nicola Fiore. Avvio di gara con brivido al sesto, infatti Iarocci entra in area in contatto con Giampaolo lanciato verso Camerlengo. Munerati vede bene gli estremi del rigore con il rosso diretto per il difensore aragonese, con lo stesso Giampaolo che va a spiazzare Camerlengo regalando il vantaggio alla sua squadra. Inizio shock per i padroni di casa, che rischiano di capitolare nuovamente al nono quando Moretti in area da posizione defilata chiama la parata in 2 tempi l'estremo biancorosso. La squadra di Colavito cerca di scuotersi e al 13° si vede con un tiro centrale di Fiore che non crea problemi a Cannella. Con un uomo in meno per quasi tutto il match, i locali sono costretti ad attaccare con raziocinio per non esporsi al contro piede degli ospiti. La squadra del presidente Bolami appare però nervosa ed impaurita, e dalle tribune arriva anche qualche fischio all'indirizzo di Fiore e compagni. Al 27° ancora San Nicolò vicino al raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la traversa colpita di testa da De Santis. Al 33° il direttore di gara va ad ammonire Liguori, che cade in aria dopo un contatto con un avversario. La Vastese appare però in evidente difficoltà con l'inferiorità numerica, che può spiegare solo in parte la prova opaca dei biancorossi. Il finale di tempo vede al 38° un ennesimo pallone perso dei biancorossi e una conclusione di Giampaolo. Un minuto dopo brivido per il portiere Teramano Cannella con un colpo di testa di Amelio, fil di palo. Nel secondo tempo al primo subito ospiti pericolosi con un tiro di Giampaolo al lato. Al 7° ancora San Nicolò in evidenza con un contropiede concluso con un tiro di poco alto di Bontà. Poco dopo Colavito manda in campo Bittaglie per Tedesco, ma poco dopo invece arriva il raddoppio al 12° del San Nicolò con Moretti, che approfitta di una
una bambola della difesa locale. Crolla la squadra di casa che al 18esimo subisce infatti la terza rete, ancora con Moretti che con un tocco morbido supera Camerlengo per il tris biancazzurro. Notte fonda per la Vastese che appare in disarmo e che cerca almeno di limitare il passivo, ma al 20esimo Allonetti Cannella dice no con una bella respinta. Il finale di gara regala al 39esimo la rete di Bittaie che concede un po' di pathos agli ultimi minuti con l'assedio finale dei locali e con la punizione di Fiore al 43esimo respinta con i pugni dal portiere del San Nicolò prima del 2-3 di De Feo che anticipa il triplice fischio finale di Munerati di Rovigo. Con la festa dei biancazzurri al centro del campo e di cori comunque di incoraggiamento dei tifosi della Vastese sotto la curva d'Avalos. Ancora Serie D, subisce il gol fantasma del 2-2 e chiude la gara in 9 uomini. Il Francavilla va due volte in vantaggio a Castelfidardo e alla fine riesce a strappare un punto in una partita contrassegnata da un pessimo arbitraggio. Dopodomani, non più a Castel di Lama ma a Grottammare, giallorossi ancora in campo per il recupero della gara contro il Monticelli. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Un pareggio di poco rocambolesco, quello che matura al Mancini tra Castelfidardo e Francavilla. Un 2-2 ricco di episodi, soprattutto arbitrari, che fanno discutere, specie sulla sponda francavillese, e che hanno visto protagonista Graziella Piriatore di Bologna. Saranno al veleno le parole del presidente Candeloro nel dopo partita. Alla fine il decimo risultato utile consecutivo va in archivio per gli ervesi e i suoi giocatori, mentre i marchigiani vedono arrestata la serie di 5 vittorie consecutive. Nel Castelfidardo il tecnico Vagnoni cambia due elementi rispetto alla squadra che ha vinto col San Nicolò: Ghiani al rientro e Calabrese preferiti a Lucci e Mantini. Nel Francavilla la novità principale è l'under Fargione tra i pali, viste le indisponibilità di altri under di movimento quali Mele e Mancini. Out anche Sembroni, rientra Amenta al centro della difesa. Si rivedono per la panchina Fiore e Alexic. Inizio del Francavilla con buona personalità. Palumbo sa essere più esiziale di quanto fa vedere al sesto minuto e infatti il centrocampista napoletano al 15esimo non perdona. Banegas da piazzato gli recapita una palla deliziosa. Schema perfetto, difesa ferma e per Palumbo un gioco da ragazzi siglare il suo 10° gol stagionale. Stagione da sballo per Cosmo Palumbo. Il Francavilla controlla la partita, inaridisce gli avversari ma non affonda il colpo pur protestando al 34esimo per la spinta galeotta di Giovagnoli su Fofanà. Per Piriatore di Bologna non è rigore e dopo 5 minuti dal nulla il Castelfidardo pareggia. Pregevole la giocata di Borgese, dribbling e cross per Pedalino che vince il duello con Romeo e incorna alle spalle di Fargione. Poco male per il Villa che al 43esimo sempre sull'asse Banegas Palumbo ritrova il vantaggio. L'assist di tacco di Palumbo è una meraviglia e Banegas scarica un sinistro violento che piega le mani a Selvaggio. Castelfidardo 1, Francavilla 2 e così si va all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa spingono con forza. Calabrese conclude alto. Al nono si complica la gara del Francavilla. Romeo, già ammonito, intercetta col braccio il tiro di Pedalino. Doppia ammonizione ed espulsione per il difensore e Francavilla in 10 uomini. Sugli sviluppi della seguente punizione Calabrese coglie in pieno la traversa, Fargione battuto. Iervese inserisce Fiore per Banegas e il Villa reagisce con il triangolo Monenda Fofanà che il centravanti non riesce a chiudere sul più bello. Lo stesso centravanti potrebbe essere più altruista invece di calciare in porta. Proteste al 20esimo per un presunto retropassaggio a Fargione, ma è al 27esimo che accade di tutto. Dubbia punizione per il Castelfidardo al limite. Sugli sviluppi mischia furibonda nei pressi della linea di porta. Per la terna arbitrale la sfera a un certo punto varca la riga. Lo segnala il secondo assistente. Il tocco decisivo sarebbe di Dercole. I giocatori del Villa attorniano Piriatore di Bologna che estrae il rosso per Fofanà. Francavilla in 9 uomini e Castelfidardo che si butta all'assalto per cercare la sesta vittoria consecutiva. Fargione diventa protagonista fermando per due volte Mantini. Poi al 42esimo cross di Borgese per la volea a colpo sicuro di Pedalino che spara alto da pochi passi. Poi ancora Fargione strepitoso sulla sventola del neo entrato Grazioso. E l'ultima emozione per un Francavilla che, per come si erano messe le cose, alla fine strappa un punto prezioso che lascia in tatte le chance playoff a patto di fare bottino pieno mercoledì nel recupero col Monticelli. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sulla piattaforma YouTube, nella nostra pagina e poi sul sito www.tv6.it. Buon proseguimento con i nostri programmi.